che durante la giornata poi si svolgeranno dal punto di vista fisiopatologico e clinico, ma oltretutto dobbiamo anche ricordare come bisogna poi correggere queste particolari problematiche. Allora, la luce blu è una situazione che ormai sul mercato si parla in qualsiasi posto di luce blu, ma realisticamente dobbiamo conoscerla prima di poter entrare nelle situazioni patologiche. La patologia della luce blu è legata soprattutto all'alta frequenza, quindi l'impatto fotico e fotonico della luce arriva sull'occhio in maniera, diciamo, diretta, e la protezione che oggi abbiamo su tutti i sistemi tipo PC, tablet, smartphone, è poco credibile. Cioè, diciamo che la tecnologia ci ha inventato tutte queste, diciamo, strumentazioni, però non ci ha ricordato che l'occhio ha una sua funzione importante e si deve proteggere da questi insulti che vengono chiaramente dalla tecnologia. Pensate che il 91% delle persone lamenta fastidi agli occhi solo nell'utilizzo dei dispositivi digitali. Nessuno ne parla, oculisti poco attenti a questa problematica poco prescrivono, perché soggettivamente reputano che la parte, diciamo, occhiale è una parte secondaria. Io fortunatamente, per una mia predisposizione di ricerca, quindi ho fatto diverse ricerche e in quest'ambito siamo molto molto avanti all'Università di Bologna, quindi facendo delle sperimentazioni sia sul livello modello animale e poi anche sull'uomo. Pensate che una statistica del gennaio 2015, come vedete, 60,8 milioni di persone utilizzano queste tecnologie, quindi internet, Facebook, WhatsApp, ma non solo. Guardate le ore che vengono determinate a stare attaccati a queste strumentazioni, quindi 4 ore, 2 ore, 3 ore. Quindi nell'arco della giornata, almeno ognuno di noi sta 4-5 ore legato a queste strumentazioni. Guardate qui invece come varia poi anche le capacità di interfacciarsi con i vari network. E ancora andiamo a vedere quali sono i danni provocati dalla luce blu. Innanzitutto, l'impatto chiaramente avviene sia sulla superficie oculare, quindi le patologie interessano la superficie oculare, quindi il film lacrimale, importantissimo, ma l'epitelio corneale soprattutto, perché l'impatto fotonico avviene soprattutto sulle cellule epiteliali. Cellule epiteliali che sono presenti anche a livello del cristallino, cellule epiteliali che, come vedremo, che sono presenti anche a livello della retina. Che cosa comporta un utilizzo di queste strumentazioni? Abbiamo detto che il 91% di persone durante la giornata utilizzano questi strumenti, per cui si può passare da un semplice rossore e occhi irritati fino alla cefalea, perché molto spesso si associa anche il difetto di vista. Quindi soggetti che presentano astenopia, quindi soggetti che poi, oltretutto, alterando la barriera epitelio corneale film lacrimale, va ad interessare chiaramente il sistema lacrimale. Sistema lacrimale, attenzione, che è un sistema complesso. Oggi si parla di componente complessa del sistema lacrimale, non solo quello che normalmente si impara sui libri, cioè il solo strato mucoso, lo strato lipidico, cioè, no, c'è una componente immunitaria che viene alterata dall'utilizzo della luce blu. Perciò, quali sono le patologie che a noi poi interessano e qual è l'impatto sociale oggi che dobbiamo chiaramente riferire al soggetto che viene nei vostri studi? Importante sapere che la causa principale di cecità nel mondo e di ipovisione è rappresentata dalla degenerazione maculare senile. Secondo posto la cataratta, ma la cataratta è risolvibile. Operiamo il paziente, ma anche dopo l'intervento di cataratta, anche se i cristallini artificiali sono UV protector, bisogna dare indicazione di utilizzare comunque un filtro. Assolutamente, perché comunque sono sempre meno protetti, perché il cristallino nostro in certo qual modo abbassava la soglia di irraggiamento sulla retina. Quindi se noi invece mettiamo un cristallino
trasparente. Iollo, che ne sono di diversi tipi e di diverse modalità, anche lì c'è tutto un mondo da scoprire. Ovviamente il peggioramento si ha sulla retina, quindi la degenerazione maculare dopo intervento di cataratta sicuramente aumenta. E l'altro è l'occhio secco. Allora andiamo a vedere la patologia più comune, degenerazione maculare senile. Attenzione che la soglia della degenerazione maculare senile, una volta senile si intendeva 70 anni, 80 anni, oggi parliamo di 50 anni, cioè la degenerazione maculare la ritroviamo in soggetti giovani, cinquantenni. Perché questo? Perché intanto c'è una cattiva, diciamo, alimentazione che porta a questo, ma c'è anche una cattiva prevenzione. Cioè oggi dall'oculista si va sempre meno rispetto a 10 anni fa o 15 anni fa. È un paradosso, ma è così. Allora bisogna spingere, e quindi voi in gran parte siete ottici, che oltre alla visita strettamente formale della optometria e quindi di prescrivere l'occhiale su quello che potete fare, dovete consigliare di fare comunque una prevenzione sulle patologie che interessano l'occhio. Quindi la degenerazione maculare si può solo prevenire. Prevenire perché? Perché il fatto della radiazione va a indurre un'alterazione sull'epitelio pigmentato, come dicevo, fotorecettoriale, che è la componente importante, perché l'epitelio pigmentato della retina rappresenta lo spazzino della retina, cioè toglie tutte le tossine e quindi tutte le alterazioni che si hanno col ricambio cellulare fotopigmentario e fa la funzione di digerire chiaramente il prodotto di scarto retinico. Quindi l'epitelio pigmentato, se viene colpito da una radiazione blu, quindi radiazione patologica, automaticamente si altera la sua fisiologia. Alterando la sua fisiologia, automaticamente poi avremo un aumento dello scarto in situ e rappresenta appunto l'inizio della degenerazione maculare, che noi la chiamiamo senile, ma solo perché in passato aveva questo tipo di situazione, diciamo, iconografica. Le druse si presentano a livello retinico maculare come degli spot giallastri. Quindi questo oftalmoscopicamente lo rileviamo subito, per cui in una diagnosi precoce, se in un soggetto mi arriva che ha già uno o due drusen, la predisposizione sicuramente è elevata ad avere la degenerazione maculare, per cui bisogna consigliare subito una protezione occhiali al soggetto che presenta queste caratteristiche. Andando avanti, poi dobbiamo discernere due aspetti di degenerazione maculare. Una degenerazione maculare cosiddetta secca, dove si crea una cicatrice disciforme, quindi proprio a carta geografica, e in certo qual modo è la forma quasi più stabile della degenerazione maculare, che però può evolvere in un'altra forma, che è la neovascolare, dove in pratica si creano dei neovasi che vengono dalla coroide sottostante, in certo qual modo per aiutare la retina, ma nel fattispecie invece altera la condizione, diciamo, patologica, e quindi avremo sempre delle neovascolarizzazioni continue e noi dobbiamo intervenire chirurgicamente. Oggi come oggi, per fortuna, abbiamo dei farmaci anti-VEGF cosiddetti che permettono di stabilizzare la patologia. Stabilizzare la patologia significa che devo eliminare la componente essudativa. Se riesco a eliminare la componente essudativa, si può arrivare a una forma cosiddetta atrofica, dove il soggetto avrà sicuramente uno scotoma fisso, ma sicuramente dal punto di vista anche della riabilitazione visiva sarà più facile quindi trattare il paziente rispetto a un soggetto che ha la forma neovascolare, che non permette chiaramente una valutazione strettamente riabilitativa. Il soggetto che cosa nota? Nota chiaramente una distorsione delle immagini, quindi metamorfopsie, che è caratteristico, oppure nelle fasi terminali, come dicevo prima, nelle forme chiaramente evolutive, atrofiche, noterà uno scotoma centrale. Chiaramente, come ho detto prima, i raggi arrivano sulla retina, però prima di arrivare sulla retina arrivano anche sul cristallino. Il cristallino è rivestito da una capsula che fondamentalmente è fatta sempre da epitelio. Quindi ritorniamo sempre al concetto ossidativo epiteliale, per cui le radiazioni chiaramente arrivano sulla capsula del cristallino e chiaramente poi c'è il nucleo del cristallino. Quindi noi quando operiamo di cataratta eliminiamo una parte della capsula anteriore, il nucleo lo togliamo e lasciamo integra la parte capsulare posteriore. Ora è chiaro che
in queste situazioni le alterazioni metaboliche che si hanno dalla radiazione blu comprende tutto il sistema, quindi non solo la parte epiteliale ma anche la parte nucleare, quindi in pratica è un filtro che noi abbiamo e se noi glielo procuriamo il filtro mi permette chiaramente di non peggiorare l'evoluzione cataratogena. Quindi anche qui c'è tutta una filosofia, chiaramente ancora siamo all'inizio anche delle ricerche sulla blue control, per cui va bene tutto quello che io vi sto dicendo, però ancora ci sono delle cose che non sono chiare a noi stessi ricercatori, quindi ancora stiamo valutando questi aspetti, quanto la luce blu può peggiorare queste situazioni. Quindi il ruolo fondamentale nel salvaguardare chiaramente la patologia oculare è rappresentato soprattutto da non comportare una fotossidazione, quindi dobbiamo cercare di comunque di eliminare la fotossidazione. Già nel nostro fisico abbiamo dei sistemi ossidativi che permettono di base a essere ossidato il sistema, però per fortuna abbiamo anche dei sistemi antiossidanti, quindi noi stessi procuriamo per via esterna oppure per via interna dei sistemi enzimatici che mi permettono di salvaguardare comunque quelle situazioni patologiche. Chiaramente superando l'ostacolo automaticamente cadiamo nella patologia. Quindi perdita del cristallino che può interessare la parte, come detto, capsulare, la parte nucleare, e quindi passiamo da cataratte lievi a cataratte chiaramente molto evolute. E qui un esempio di cataratte molto evolute, questa chiaramente un quadro di sottocapsulare posteriore, ma cataratte anche cosiddette morganiane, ma per fortuna che oggi non arriviamo a questo stadio, perché la cataratta bisogna operarla prima. Non arrivare in questi stadi estremi dove poi è difficile anche per il chirurgo intervenire, o meglio si torna indietro di 30 anni per fare la cataratta. Quindi oggi con le tecniche moderne di laser e phacoemulsificazione, quindi ci permette di fare un intervento in pochi minuti rispetto a come era chiaramente 20 anni fa o 30 anni fa. Ora, la sintomatologia della cataratta è varia, quindi ogni paziente la descrive come meglio crede, però quello che fondamentalmente fa specie è che c'è sicuramente una diminuzione dell'acuità visiva, c'è sicuramente, ci può essere meglio, una imiopizzazione o una ipermetropizzazione, l'alterazione del senso cromatico, possibilità di comparsa di astigmatismo, così anche la diplopia monoculare o abbagliamento durante, chiaramente soprattutto durante le ore diurne, oppure la comparsa di scotoma positivo nel campo visivo. Parlando di andando chiaramente sempre dalla parte posteriore dell'occhio, quindi andando nella parte superficiale, anche il sistema film lacrimale viene colpito dalle radiazioni, quindi soprattutto quelle blu, per cui c'è un'alterazione sicuramente osmolare del film lacrimale, documentato scientificamente, ci sono ormai diversi studi in questo senso, e chiaramente come disturbo fondamentale non dobbiamo pensare il film lacrimale come a sé, ma il film lacrimale fa parte di una componente che interessa, quindi chiaramente la congiuntiva, interessano le ghiandole che fanno parte del sistema lacrimale, e così anche da non sottovalutare anche il sistema di deflusso del film lacrimale, perché se io ho un canalino chiuso automaticamente mi altera comunque la funzionalità stessa del film lacrimale. Quindi questi sono gli strati che molto spesso conoscete, quindi strato lipidico esterno, acquoso o mucoso, ma soprattutto quello che viene alterato è una eccessiva evaporazione, quindi una riduzione chiaramente della stabilità del film lacrimale. La risposta chiaramente infiammatoria che cosa ci dà? Ci dà sicuramente una anomala stratificazione cellulare, così ci dà un'anomala differenziazione, e poi c'è una ridotta risposta mucinosa, che è lo strato che ci permette di stabilizzare il film lacrimale stesso, e quindi chiaramente risposta infiammatoria seria. Qui c'è chiaramente tutta una serie di indicazioni di occhio secco date dalle società internazionali, però considerate che cioè, una parte è riservata proprio all'infiammazione dovuta da cattivo chiaramente utilizzo di sistemi di protezione. La sintomatologia è classica, quindi bruciore, sensazione di corpo estraneo, secchezza, sensazione di peso e dolore oculare, disturbi del visus, perché considerate che il film lacrimale
è una componente fondamentale, è come se fosse un occhiale davanti alla cornea, quindi se è disturbato è disturbato anche il visus, quindi difficoltà poi con dolore notturno, difficoltà nell'apertura degli occhi al mattino. Così anche poi c'è tutta un'alterazione, come dicevo prima, microbiologica, quindi non è soltanto le componenti cellulari che vengono alterate, ma anche il sistema immunitario, quindi siamo più soggetti ad avere infiammazioni e ad avere quindi congiuntiviti cosiddetto, quindi in estate per esempio se non c'è una protezione solare automaticamente incentiviamo questo tipo di situazione. E poi un'altra cosa che è importante è quello che non bisogna mai utilizzare gli smartphone, soprattutto quando andiamo a letto, perché già è finita la giornata, quindi adesso mi riposo e utilizzo lo smartphone, cosa abbastanza grave perché alteriamo il metabolismo anche della melatonina che ci permette di dormire e quindi di conseguenza facciamo poi dei cattivi sogni. Una cosa importante che vi voglio dire è che oggi come oggi abbiamo una tecnologia, e questa è una sperimentazione che stiamo facendo a Bologna, con un'apparecchiatura nuova, l'MPS2, che mi permette di valutare la condizione dei carotenoidi maculari, quindi i fotopigmenti. Per cui stiamo facendo degli studi in relazione proprio al filtraggio della luce blu, con o senza trattamento, ed effettivamente c'è un aumento di sostanze fotopigmenti nei soggetti che utilizzano i filtraggi. Ultima diapositiva, vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento la prossima settimana a un corso di ipovisione e riabilitazione visiva che terrò personalmente a San Benedetto del Tronto e Ascoli. Grazie. Il dottor Scalinci è un dottore che aiuta gli ottici perché mette in evidenza delle problematiche che quando mi sono provato a mettere in evidenza io in un convegno medico sono dovuto fuggire, erano 260 contro me e quindi ero in minoranza sicura. Cioè, quindi ti ringrazio dell'esposizione e io tratterò un aspetto totalmente diverso, cioè cercherò di mettere in evidenza quali sono oggi le tecniche e quello che si può fare in qualche modo per proteggersi da questa situazione. Qual è? Allora, intanto chiariamo che questa luce blu è molto, molto più ampia di quello che si pensa, anche se in realtà si parla di luce blu quando invece bisognerebbe parlare di indaco, di viola, indaco e blu, e abbiamo rispettivamente, ora non guardiamo, sembra tutta nera, ma l'indaco è la parte più importante, va da 425 a 486, è la parte in realtà su cui le aziende stanno cercando di dare il loro meglio per limitare questi danni. Mi sono permesso anche di fare alcuni calcoli perché ci sono persone scettiche che pensano che questa luce blu sia una fantasia inventata dalle aziende e una protezione tanto per vendere qualcosa di diverso. Mi sono permesso di andare a calcolare esattamente qual è il contenuto energetico della luce che è chiamata KeV, stiamo parlando di radiazioni del basso visibile, e qui se vedete questi numeri, 3,26, 2,51 elettron volt è un'energia. Se noi andiamo a prendere un legame covalente, come per esempio un legame CH, che è un legame organico, noi vediamo che questo legame subirebbe una scissione soltanto per valori di 3,49 elettron volt. Quindi siamo in una zona altamente a rischio quando parliamo del primo visibile. Quello che fa la luce blu, al di là delle patologie, crea una situazione di diffusione, di forte diffusione con diminuzione del contrasto. Inoltre l'abbagliamento e la mancanza di una focalizzazione vi obbligano a una costante messa a fuoco con conseguente affaticamento visivo che possiamo schematizzare
con le situazioni che ho rappresentato. La banda di danno maggiore ormai è scientificamente dimostrato che va da 4,15 a 455 con un suo massimo intorno a 435. Esiste anche una banda, come diceva il dottore, cronobiologica, che dobbiamo preservare perché in qualche modo regola tanti nostri ciclo ormonale, riflesso pupillare, funzioni cognitive, movimento, stabilità, quindi ci sono tante situazioni. Quindi diventa, credo, problematico l'impegno che dovranno affrontare le aziende per cercare di mettere in accordo l'interesse di salvaguardare alcune lunghezze d'onda e limitarne o tagliarne altre. Ora non entro in questi particolari, quello che serve la radiazione e i danni che Scalinci ci ha eventualmente illustrato con dovizia di particolari. Quindi, ma cerco di andare in un aspetto più tecnico. L'aspetto più tecnico qual è? Noi vediamo in visione scotopica, partiamo da 400 e arriviamo a circa 600 nanometri, e in visione fotopica vediamo fra, scusate, tornare indietro, è impazzito? Cioè, cosa vediamo? Vediamo che noi abbiamo il massimo della sensibilità in visione fotopica a 555 e vorrei farvi vedere, rispetto alla risposta del nostro occhio, dove mettono i dispositivi elettronici che abbiamo appena menzionato. Non entro nei particolari dell'illuminazione, anche questa illuminazione andrebbe controllata perché anche questa illuminazione emette alte quantità di blu, ma andando a quello che è lo scopo più specifico, riporto questa slide che fa vedere la curva di risposta del nostro occhio. Noi vediamo da circa 420 a circa 700 e vediamo che i picchi degli smartphone, dei videogame, dei personal computer sono al di sotto, e quindi praticamente è energia che arriva a livello oculare senza avere una funzione specifica, possiamo dire. Possiamo continuare con altre situazioni e vediamo anche qui che alcuni picchi sono fuori dalla nostra curva di risposta. Questa l'abbiamo già vista, questa non ci interessa. E l'aspetto importante che non è stato trattato, è stato parlato delle problematiche retiniche. Qui vediamo una bellissima slide che mette in evidenza come la sensibilità retinica decada andando verso alte lunghezze d'onda, ma come la tossicità della retina, se andate a guardare, ha proprio un picco intorno a 400, da 435 a 455, noi abbiamo un picco di sensibilità e un picco di tossicità sulla retina. Cosa bisogna sapere per cercare di districarsi in questa miriade di proposte che ci sono? Dobbiamo aver chiaro che il funzionamento di una lente si può solo analizzare se analizziamo un diagramma di trasmittanza. Un diagramma di trasmittanza che ci fornisce praticamente qual è la trasmittanza di quella lente, di quello specifico polimero, al variare della lunghezza d'onda. E se noi prendiamo una lente, una comune lente, ho analizzato diverse lenti, vi do una notizia positiva. Tutte le ditte che vogliamo definire serie, cioè chi non vende le lenti a prezzi stracciati, tutte le lenti che sono immesse sul mercato tagliano ormai tutte fino a 400 nanometri. Quindi quando voi date una lente sicuramente proteggete la persona da quello che sono gli UV. Quando date una lente da sole non pensate di proteggerlo di più, perché se il polimero su cui viene fatto il trattamento di lente da sole è un polimero che taglia a 400,
la lente rimane con un taglio a 400, la lente da sole vuol dire abbassare il diagramma di trasmittanza, ma la protezione sulle basse lunghezze d'onda rimane pressoché inalterata. Sono stati immessi sul mercato oggi, ne avrete sentito parlare da tutte le aziende ormai, materiale ad alta protezione ottica. Cos'è un materiale ad alta protezione ottica? E vorrei far capire qui qual è la differenza fra un materiale ad alta protezione ottica e l'effetto di un blue control. Sono due concetti totalmente diversi, cioè su cui viene fatta molta confusione, e vorrei cercare di portare il mio contributo. Un materiale ad alta protezione ottica, se qui prendiamo lo spettro dell'intero blu e riportiamo la nostra lente precedente, noi vediamo che una lente ad alta protezione ottica non è altro che una lente che sposta la curva, la sposta e la porta, come vedete, la fa avanzare, e praticamente se andiamo a fare una selezione di quelli che sono i contributi energetici della radiazione da 400 a 420, noi vediamo che abbiamo una grossa attenuazione. Abbiamo circa un'attenuazione pari al 90-95%. Quindi, quando si utilizza un materiale ad alta protezione, noi non solo eliminiamo le radiazioni UV, ma in qualche modo eliminiamo anche le radiazioni che sono potenzialmente, come abbiamo visto, fortemente energetiche, le limitiamo fino ad arrivare a circa 420. Quando andiamo a utilizzare un blue control, invece andiamo ad agire sui picchi di emissione dei dispositivi che abbiamo visto. Quindi noi vediamo che un trattamento blue control va praticamente a incidere sulla parte alta. Qualcuno potrebbe dire: ma per quale motivo anziché 4,20 non ci spostiamo a 4,40? Ma per quale motivo un blue control non scende ancora e fa passare meno radiazioni? Tutto si può oggi, ma si altererebbe il colore della lente. La lente non sarebbe più bianca. Già le lenti tendono ad avere una leggera tinta, non so se ve ne siete accorti. Quindi se vogliamo noi tagliare tutte le radiazioni, si dovrebbe andare a fare un discorso totalmente diverso. Si dovrebbe praticamente utilizzare una lente per patologie oculari. Quindi una lente per patologie oculari taglia fino a dove vogliamo in funzione del pigmento che noi con la quale trattiamo il prodotto. Vorrei portare quindi e arrivare a conclusione facendo notare che una lente ad alta protezione ottica ha lo scopo di spostare la curva da 400 a 420. Tenete presente che le emissioni fino a 420 sono ancora fortemente energetiche, e quindi praticamente io mi auguro che andando avanti tutte le lenti siano su un materiale ad alta protezione ottica. Il blue control invece svolge, sono molto maldestro, il blue control invece svolge la sua azione riducendo parzialmente sia le radiazioni fra 4 e 4,20, ma soprattutto attenua i picchi di emissione dei dispositivi che abbiamo visto. Quindi sono due fenomeni altrettanto importanti. Qui ho messo per conoscenza anche una lente medicale, una lente per patologie oculari, che invece vediamo che questa è una lente 4,80, ma potrei usare una lente che taglia tutto fino a 500, ma praticamente questa lente risulterebbe arancione, non idonea alla guida e tante altre problematiche. Mi avvio ad alcune indicazioni. Allora, intanto, lo diceva Scalinci, chi le dovrebbe usare? I pazienti con cataratta. Gli anziani, e oltre agli anziani anche quelli a cui è stata diagnosticata una degenerazione maculare senile, se già non portano una lente per patologie oculari. A tutti i bambini che stanno davanti ai dispositivi elettronici, a chi passa molto tempo davanti a questi dispositivi e quindi doveva essere di effetto a entrata,
praticamente io direi che questi trattamenti andrebbero fatti su tutte le lenti. Vi voglio dare alcuni dati, e ho citato anche riferimenti, quindi non sono dati miei. Qui c'è scritto che il 70% e più della luce blu lo prendano chi è? I bambini. Circa l'80% dell'esposizione al sole avviene generalmente fra i primi 25 anni di età. In uno studio australiano, pensate, è allarmante, l'81% delle persone analizzate fra 12 e 15 anni mostravano danni oculari indotti dall'esposizione alla radiazione. Ho riportato delle citazioni e quindi sono incontrovertibili. Farei una conclusione. Allora, la luce blu naturale trasporta molta energia nelle basse lunghezze d'onda, quindi utilizzare un prodotto ad alta protezione praticamente cosa fa? Taglia in conclusione quella radiazione da 4 a 4,20 che abbiamo visto è la più dannosa, in particolare per i giovani che hanno il cristallino più trasparente e quindi praticamente problematiche. Se i mezzi sono più trasparenti, i danni vanno alle strutture più interne e sono i più problematici. Per tutti i dispositivi che abbiamo visto, LED, TV al plasma, eccetera, eccetera, queste emettono generalmente fra 435 e 455, queste radiazioni sono ancora fortemente energetiche, non possiamo tagliarle totalmente, pena la qualità della visione, pena l'idoneità alla guida di quel mezzo, ma vanno fortemente praticamente selezionati. Quindi io credo che questo sarà un compito che le aziende dovranno risolverci e vi ringrazio. Buongiorno a tutti, sono Manuela Stefanelli e mi occupo di stabilizzazione del film lacrimale. I miei colleghi hanno ampiamente discusso quali sono le radiazioni che oggi arrivano sulla Terra. La vita di ogni giorno ci espone continuamente a questo tipo di radiazioni, anzi possiamo dire che l'uomo è esposto 12 ore al giorno alla luce diurna, altre 12 ore alla luce notturna, ma non sono più solamente le radiazioni che noi riceviamo nella luce diurna quelle ad essere dannose per i nostri occhi. E abbiamo anche visto che i danni maggiori a subirli sono i bambini e i giovani. Noi ci preoccupiamo sempre dell'età senile perché siamo una popolazione in cui l'età va aumentando, ma in questo caso sono i bambini e i giovani adulti ad essere maggiormente esposti per la vita che facciamo. Quindi radiazione blu che non solo viene dal sole, il 25-30% dello spettro visibile durante il giorno, quindi coinvolge questo tipo di radiazioni, ma dal variare della tipologia di illuminazione. Qualcuno si potrebbe chiedere come mai questo interesse ad oggi della luce blu, questa luce blu perché adesso e non 20-30 anni fa? E questo purtroppo è dovuto all'effetto serra, è dovuto al buco dell'ozono di cui spesso tanto ne parliamo, ma pochi di noi sono coinvolti a fare qualcosa, all'utilizzo dei CFC, dei clorofluorocarburi, che con le tecnologie e la rivoluzione industriale noi impieghiamo in ogni atto della vita quotidiana. Perché se è vero che questi si possono limitare nelle industrie, nei cementifici, nei tomaifici e in altre aziende,
possiamo anche noi dare un piccolo contributo giornaliero, ad esempio limitando l'utilizzo negli spray, nei profumi, perché questi clorofluorocarburi vengono immessi ad oggi in tanti sistemi che noi utilizziamo giornalmente, dalla lacca ai profumi. E queste sostanze sono volatili e ovviamente il cloro e il fluoro vanno a danneggiare formando ossido di cloro e ossido di fluoro, quindi producendo ossigeno, vanno a creare questo famoso buco dell'ozono che contribuisce all'effetto serra. Quindi perché oggi parliamo della luce blu? Perché arriva oggi questo tipo di radiazione e sta aumentando sempre di più, perché era l'ozono che ci proteggeva dall'UVC, era l'atmosfera stessa che ci proteggeva dall'UVA e l'UVB, e adesso con queste modificazioni climatiche di cui sentiamo parlare sempre, continuamente, basta accendere la televisione, noi stiamo subendo un tipo di radiazioni che prima non subivamo. E vorrei porre l'attenzione su un aspetto, fondamentale. Chi è che fa arrivare queste radiazioni al nostro cervello? L'occhio. È ovvio che questo tipo di radiazioni creano danni su tutti gli epiteli, facilitano i tumori, facilitano tante trasformazioni per metabiosi, eccetera, ma è attraverso l'occhio che le radiazioni arrivano direttamente ai nostri neuroni e alle cellule cerebrali. Infatti tutti gli studi adesso sono volti anche a capire come alcune patologie come il Parkinson o altre degenerazioni possono essere accelerate o stimolate da questo tipo di luce. Ovviamente non è questa luce che le provoca, ci vogliono tanti altri fattori di cui non è questa sede il momento di parlarne, ma sicuramente può anticiparle, soprattutto tanti studi ad oggi li facciamo sul Parkinson. Ma da dove arrivano queste radiazioni? Sempre esclusivamente attraverso l'occhio, che quindi la radiazione arriva alla retina e poi colpisce attraverso la via ottica direttamente i nostri neuroni. E quindi è sempre l'occhio che noi dobbiamo proteggere. Abbiamo parlato prima di protezione con lenti oftalmiche, io vorrei porre l'attenzione un attimo su quella che è la protezione invece con una lente a contatto. Una lente a contatto che ci può proteggere anche dalla radiazione riflessa, perché i danni da radiazione riflessa possono talvolta essere anche maggiori di quelli da radiazione diretta. Quindi abbiamo noi nella contattologia un nuovo ausilio, una nuova protezione che permette di proteggere non solo la zona pupillare, la cornea, ma quindi gran parte dell'occhio dalla radiazione sia diretta che riflessa. Ovviamente questo si può fare anche con varie tipologie di lenti oftalmiche, ma qui abbiamo un ausilio che purtroppo noi italiani non siamo abituati troppo ad utilizzare, ma che nel mondo ormai è un ausilio catapultato verso tantissime soluzioni, soluzioni estetiche, perché ormai gli occhi si vestono, vedete, in mille modi, soluzioni correttive, perché con la lente a contatto correggiamo miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia, lenti specifiche per cheratocono, ortocheratologia, disponibili ormai in una vastissima gamma di materiali, parliamo di materiali di ultima generazione, ibridi bifasici, non solo morbidi gaspermeabili, polimeri ormai così altamente tecnologici che a me da ricercatore rimane difficile anche stabilire le differenze in qualità tra un polimero ed un altro, tanto la tecnologia ha fatto passi da giganti. Varie tipologie di porto, quindi porto giornaliero, settimanale, quindi siamo arrivati in contattologia non solo ad una correzione, ma a parlare di prevenzione e protezione. E purtroppo non solo dall'UV, in cui tutte le lenti a contatto sono protettive agli UV, ma lo sguardo è volto proprio a doverci proteggere dal primo visibile, quindi da questa radiazione blu che oggi arriva sempre maggiormente sulla Terra. Probabilmente in futuro sarà l'evoluzione che ci aiuta, perché noi o ci adatteremo, quindi modificando anche la funzionalità dei nostri fotorecettori. Voi sapete che è già stato scoperto un quarto cono nella donna, per varie modificazioni genetiche che noi abbiamo, perché abbiamo trasmissioni genetiche su cromosomi in cui i caratteri vengono portati in associazione ai caratteri sessuali, in cui nella donna abbiamo 2X
e quindi abbiamo una grande velocità di trasformazione genetica e probabilmente avremo anche grandi modificazioni a livello visivo, però modificazioni che non potranno comunque essere viste nell'ambito di una vita, anche se noi vivessimo 100 anni. Quindi nell'ambito della nostra vita noi saremo costretti a proteggerci da questo tipo di radiazione che oggi arriva sempre maggiormente. E questo ausilio, la lente a contatto, può essere di grande aiuto. Sono già disponibili lenti a contatto morbide in varia percentuale di idratazione, protettive al primo visibile, cioè al blu, al 55, al 75% di disidratazione, con una grande contrasto alla disidratazione. E in più, cosa importante, sono disponibili tantissimi parametri, diametri che vanno da 11,50 a 16,50, quindi vediamo coinvolti i bambini, la protezione nei bambini, non solo, la protezione anche negli adulti, perché abbiamo in questa tipologia di lente addizioni che vanno da 0,50 a 4 diettrie con incrementi di 0,25. Questo vuol dire che si può permettere una compensazione ultra precisa anche nelle prime fasi della presbiopia. Quindi noi stiamo parlando di bambini e di adulti, e abbiamo un ausilio, un presidio che in questo momento ci aiuta, ripeto, non solo la correzione ma prevenzione e protezione nei bambini e negli adulti, spingendo al massimo della personalizzazione della lente con tanti parametri. Quindi in un'età futuristica in cui noi si vede le lenti a contatto già con i microchips, noi possiamo permetterci di pensare ai bambini, agli adulti ed anche alla prevenzione delle più importanti patologie con estrema semplicità, come ha detto il collega, ci ha dovutamente illustrato. Non solo, questi ausili, le lenti a contatto, ad oggi possono stabilizzare il film lacrimale, perché abbiamo aziende che ci propongono grandissimi sistemi di manutenzione, sempre più di qualità, e sostituti lacrimali che ci permettono di stabilizzare, io mi occupo principalmente della stabilizzazione del film lacrimale nella qualità visiva, nella contattologia ma anche nell'ottica oftalmica, perché vedere bene, stabilizzare il film lacrimale significa comunque migliorare la qualità visiva. Quindi stabilizzazione del film lacrimale che si può avere anche con la lente a contatto, in più correzione, prevenzione e protezione con un ausilio che in Italia purtroppo ancora non è molto ben proposto e promosso dalla vostra categoria, soprattutto per la protezione. Vorrei fare una precisazione. Quando parlavo di blue control intendo controllare mediante trattamenti superficiali l'emissione del blu di questi dispositivi. Non volevo parlare di un nome proprio di un'azienda. Buongiorno a tutti, Fabio Briganti, Carl Zeiss Vision. Abbiamo già visto in precedenza che le radiazioni elettromagnetiche possono essere considerate un trasferimento di energia, le quali hanno sicuramente una frequenza ben precisa e una determinata lunghezza d'onda. Poiché lunghezza d'onda e frequenza sono inversamente proporzionali, tanto minore sarà la lunghezza d'onda di una radiazione, tanto maggiore sarà l'energia del fotone. A partire dalla fine del 1800 l'illuminazione artificiale è stata fatta utilizzando delle lampade a incandescenza che funzionavano attraverso l'irradiamento di fotoni surriscaldando un elemento metallico. Dal 2009 la Comunità Europea ha messo al bando questa modalità di illuminazione e oggi sempre di più sta prendendo piede dal punto di vista illuminazione sia in interni che in esterni la tecnologia LED, la quale ha alcune caratteristiche importanti. Innanzitutto ha una elevata radianza
minor costi di produzione e, come potete vedere, dal punto di vista della curva spettrale ha un'elevata parte molto importante nella curva del blu. Fate conto che la maggior parte dei dispositivi digitali, che siano iPad, iPhone, tablet, schermi a LCD, sono tutti quanti, hanno, scusate, lo stesso picco di emissione, intorno ai 440-450 nanometri. Quindi tutta questa modalità di retroilluminazione a LED è quella che potrebbe creare un effetto di abbagliamento fastidioso. Questo abbagliamento fastidioso non è debilitante, nel senso che non inibisce la visione, ma crea alcuni sintomi astenopici, quali affaticamento visivo, secchezza oculare, che possono peggiorare la qualità della visione, specialmente in chi? Nei giovani, perché sono quelli che maggiormente stanno utilizzando i dispositivi digitali. Guardando poi la parte legata alla curva, sappiamo che se noi ragionassimo proprio in termini di lunghezze d'onda, il blu viene focalizzato ovviamente prima della retina e oltre ai danni ipotetici, ipotetici danni fotochimici alla retina, il sicuro problema che abbiamo oggi è legato a una diffondanza che si crea all'interno del nostro sistema visivo, peggiorando la nostra sensibilità al contrasto con una dominanza prevalentemente sull'azzurro. Qual è la risposta Zeiss a questa situazione? Il trattamento DuraVision Blue Protect, il quale come trattamento riflette una parte di luce blu, quella con vicino intorno ai 440 nanometri, lasciando passare la luce blu che è importante per il nostro ciclo biologico naturale che gestisce il ritmo circadiano. Un altro aspetto che però dobbiamo tenere sempre in considerazione è legato all'esigenza del consumatore, nel senso che se l'esigenza primaria è una protezione in interni, allora un trattamento superficiale può andare a riflettere parte di luce blu che è prodotta dai dispositivi digitali. Ma se la persona lavora in esterno è necessaria una colorazione selettiva che possa andare a tagliare totalmente la luce blu prodotta dalla luce solare, mentre una lente fotocromatica fotofusion con il trattamento Blue Protect è sicuramente la miglior combinazione perché integra le esigenze sia in interni che in esterni. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, Silvano Larche, Royal Lens. Allora, naturalmente, visto che l'argomento è molto complesso, mi troverete ad affrontare alcuni aspetti già visti dai colleghi precedentemente, quindi su alcune parti andrò magari un pochettino più veloce. Se guardiamo tutto lo spettro che ci interessa a livello di luce blu e se guardiamo come questo interagisce a livello visivo, come abbiamo visto precedentemente, abbiamo delle curve di sensibilità che variano a seconda appunto dell'illuminazione, quindi che mi trovi in una condizione di forte o bassa luminosità. Un ulteriore però punto di attenzione è relativo a quello che è la curva di sensibilità delle nostre cellule retiniche al ritmo circadiano, che è differente rispetto alle curve di sensibilità scotopica e fotopica. Una serie di ricerche, ormai fortunatamente la ricerca sta andando in questa direzione, quindi si trovano in maniera esponenziale sempre più ricerche a disposizione, dimostra alcuni aspetti fondamentali che sono quelli che vorrei sottolineare con voi oggi, relativi al fatto che la luce blu, come si diceva precedentemente, non può essere generalizzata come definizione, perché a seconda della lunghezza d'onda ha impatti differenti. Per esempio, i dispositivi digitali hanno un picco di emissione a 445-455, la costrizione pupillare, quindi la sensibilità del nostro sistema di apertura e chiusura pupillare, ha una sensibilità molto spiccata tra i 430 e i 450 nanometri, la degenerazione maculare legata all'età, come abbiamo visto, è più o meno nella zona dei 440,
la sensibilità, quindi l'assorbimento massimo della macula lutea, quindi del pigmento protettivo della parte centrale della retina, è tra 4,59 e 4,80. Quindi diciamo che la luce blu può essere generalizzata come comunicazione di partenza, ma poi andrebbe scansionata a seconda di quello che io voglio fare con il mio prodotto. Come diceva prima giustamente Abati, le aziende si devono impegnare per cercare di trovare delle soluzioni sempre più specifiche, considerando, come avete visto, comunque che qualsiasi cosa io faccio, visto che siamo tutti gli effetti all'interno del visibile, ha un impatto sia estetico del prodotto ma anche e soprattutto funzionale visivo, e quindi non posso semplicemente tagliare in maniera indiscriminata. Ma cosa è cambiato realmente nelle nostre abitudini rispetto a parecchio tempo fa? È cambiato il nostro modo di interagire con il mondo esterno, è cambiato quello che noi utilizziamo in maniera predominante durante l'arco della giornata. Quindi Oya si è concentrata prevalentemente sull'aspetto dispositivo digitale. In che modo? Abbiamo detto che i 4,45 e 4,55 sono il picco di emissione dei dispositivi digitali, quindi è quello che, diciamo così, a livello di radiazione luminosa maggiormente ha alterato la nostra abitudine visiva precedente all'era digitale. Blue Control, in questo caso sì, che è un nome commerciale, non come diceva prima Batti, è un trattamento antiriflesso di Oya che lavora specificatamente nella zona dei dispositivi digitali, lavora per riflessione. Quindi ha una modulazione di risposta a seconda della quantità di luce che arriva. Se volessimo andare invece su una protezione maggiore, anche in condizioni di esterno, stiamo lanciando a Mido una versione fotocromatica con trattamento di leggera flashatura blu, quindi un antiriflesso blu un po' più spinto, fotocromatica verde, perché il verde, come sapete, ha una componente di giallo nella sua tinta di base, quindi un maggiore assorbimento della parte blu della radiazione. Se vediamo come lavora questo tipo di prodotto, vedete che evidenziato in giallo, sì, si vede, evidenziato il giallo c'è la banda, diciamo, dai 4,30 ai 4,80. La curva rossa è quella della lente in condizione di massimo schiarimento. Vedete che nella zona di interesse, anche al massimo schiarimento, abbiamo sempre una protezione minima del 20-21%. Mentre nella zona di massimo scurimento, quindi all'aperto in condizione di forte luminosità, arriviamo quasi al 90% di protezione. Per darvi un'idea, insomma, di quello che abbiamo parlato durante la mattinata, se noi paragonassimo questo tipo di prodotto con una lente Blue Control in indice 1,5, quindi non totalmente protettiva fino a 400 nanometri, vedete che la lente con il trattamento Blue Control in indice 1,5 si concentra nella stessa banda di emissione di cui abbiamo parlato, ma con una protezione inferiore, perché parte da una diciamo, protezione di base leggermente inferiore e non ha il fotocromatismo. Se andassimo a visualizzare invece una lente con un taglio a 400 nanometri, vedremo che ha un picco di taglio molto più vicino, diciamo, all'ultravioletto, quindi per indicazioni di utilizzo per esempio all'aperto o per esempio per la sensibilità all'abbagliamento in guida notturna è molto indicata, ma nella zona dei dispositivi digitali ha un'efficacia ridotta, a meno che non sia, diciamo, associata anche a un trattamento di protezione antiriflesso. C'è un metodo molto semplice per capire in maniera empirica ma efficace quanto una lente o un prodotto protegge da dispositivi digitali, e in un certo senso è quello che fa Apple quando ha lanciato l'applicazione Night Shift. Sapete che Apple ha un'applicazione sul telefonino per cui nelle fasce serali è possibile, attivando l'applicazione, avere una riduzione della luce blu. E come avviene? Con una rimodulazione dell'emissione e lo schermo appare più giallo. È anche possibile cambiare la quantità di blu, e più tolgo blu e più la lente cioè il telefono apparirà giallo. Sullo stesso principio, molto semplicemente, se noi controlliamo una lente con un taglio a 420 nanometri rispetto a una lente con un taglio anche inferiore UV ma con una protezione luce blu per i dispositivi, vedremo che all'aperto le due lenti appaiono praticamente uguali, ma se le sovrappongo a un dispositivo digitale vedremo che la lente che lavora nella banda del dispositivo digitale appare più gialla, perché il giallo, diciamo, è il colore di riferimento, di complementare, nel momento in cui io tolgo blu dall'emissione. Grazie a tutti. Sì.
Buongiorno a tutti, Roberto Tripodi per Essilor Italia. Il nostro contributo in termini di informazione verte proprio su quello che abbiamo fatto in termini di ricerca, ponendo al centro esattamente quello che è il portatore. E di qui quindi nuove soluzioni visive. Quando parliamo di ricerca e sviluppo nel mondo e portatore al centro, stiamo parlando di una dimensione piuttosto significativa anche in termini di investimento, ma soprattutto anche di collaborazioni strutturate con quelli che sono enti, in realtà come l'Istituto della Visione di Parigi, che è appunto uno dei massimi sistemi, uno di quelli che sono realtà dedicate alla ricerca sulla fotoprotezione. Quindi, come dire, per Essilor innovare significa correzione, protezione e prevenzione. Che cosa si è identificato? Una scoperta importantissima, ovvero sia già nel 2011 l'Istituto della Visione ha identificato quelle che sono le lunghezze d'onda responsabili della mortalità delle cellule retina con la massima precisione, e dove quelle che vediamo qui riportate nel grafico sono con esattezza quelle che sono riportati i cosiddetti picchi di frequenza in cui appunto avviene e si manifesta la cosiddetta mortalità delle cellule retiniche, che come vedete stanno esattamente tra i 415 e 455 come nanometri, con un picco ai 435. Di cui è stato fatto quello che è un primo test in vitro applicato alle lenti oftalmiche per sviluppare che cosa? Per dimostrare appunto quello che fosse l'efficacia di questi nuovi sistemi di filtraggio in termini di abbattimento anche di mortalità delle cellule della retina. Parto dall'ultima realtà che abbiamo creato, ovvero sia la nuova frontiera dei materiali, ovvero sia il migliore equilibrio tra protezione avanzata ed estetica. Stiamo parlando di Protex System, cioè una realtà che appunto permette di proteggerci sistematicamente dagli effetti nocivi degli ultravioletti e dalla luce blu, però integrato in una lente estetica trasparente. Che cosa significa? Significa che sono state realizzate le speciali specifiche molecole in grado di fare esattamente quello che è il processo di assorbimento della nocività della luce. Quindi sono state selezionate per efficacia in termini di assorbimento luce blu-viola, con capacità di trasmettere però quello che è la realtà della luce blu turchese essenziale, per stabilità e soprattutto per mantenere la massima trasmissione della luce visibile. E oltretutto aiutate il nostro trattamento antiriflesso in grado di minimizzare anche la riflessione ultravioletta nella base interna. Questo sistema è un sistema appunto di protezione che ha il cuore della lente e non è un trattamento antiriflesso. Stiamo parlando, come vediamo riportato qui nel grafico, di una curva estremamente sofisticata che va a incidere con esattezza proprio quello che è la realtà di quelle frequenze di luce che abbiamo definito appunto come le più nocive. Oltretutto sempre con un confronto di test in vitro che ci ha dato appunto, ha creato questa tipologia di evidenze. Ecco che questo sistema nella fattispecie serve appunto sistematicamente a proteggerci in termini di lungimiranza, evidentemente dove e quando, in tutte le condizioni. Quindi il concetto è quello di fondere la massima estetica con la massima efficacia e anche con un concetto di abbattimento preventivo, quindi della realtà delle mortalità di cellule retiniche. Tutto questo è stato creato, addirittura può essere addizionato attraverso quello che è un trattamento antiriflesso selettivo antiluce blu-viola. Stiamo parlando di Crizal Prevenzia. Questa è stata addirittura la prima testimonianza e scoperta scientifica dove questa protezione potenziata viene indicata ovviamente per chi? Per tutti coloro i quali utilizzano i device digitali naturalmente, ma poi anche per quello che sono le realtà di soggetti particolarmente fotosensibili. Qui parliamo di una fusione, o meglio, di una sinergia tra riflessione e assorbimento, dove permette di filtrare addirittura la realtà del 32% di luce blu-viola, quella precisa lunghezza d'onda, e ancora una volta aggancia quello che è la realtà della mortalità delle cellule della retina. Quindi, come dire, tre benefici per i portatori proprio per un concetto di prevenzione, di qualità e allo stesso tempo di protezione. Qui abbiamo un'altra frontiera invece che affrontiamo con altri due click, che sono la realtà di Protex System con Crizal Transitions. Stiamo parlando delle lenti fotocromatiche in cui la realtà grazie alla tecnologia fotocromatica Transitions associata a Crizal si ottengono gli stessi benefici di Protex System.
Addirittura la versione Signature, che è disponibile in 7 colori, taglia allo stato chiaro il 20% di luce blu-viola in interni e addirittura fino all'85% della luce blu-viola in esterni quando attivato. La realtà di Extractive, ovvero sia quella che si scurisce anche in auto, per le caratteristiche del pigmento che ha, aumenta il livello ovviamente di taglio di selettività tra il 34 e addirittura fino al 95 in esterni. Qui abbiamo una nuova frontiera di applicazione che ho il piacere di presentare, ovvero sia Transitions Extractive con Crizal Prevenzia, che è questo trattamento antiriflesso. Abbiamo realizzato uno studio clinico proprio dedicato, creato in collaborazione con l'ospedale San Paolo di Milano, con il centro regionale di ipovisione e riabilitazione visiva della dottoressa Chiara Perrotè, dove in questo studio clinico cosa si è fatto? L'obiettivo era quello di lavorare sulla riduzione del glare, incremento dell'acutezza visiva e sensibilità e contrasto in soggetti affetti da degenerazioni retiniche. Abbiamo avuto un'ottima informativa e riscontro dove incremento di acuità visiva, incremento di quello che è la sensibilità e contrasto, riduzione del glare e soprattutto andare a, con l'impiego di questa tipologia di tecnologia fotocromatica, allarghiamo la forbice appunto di che cosa? Di quello che è esattamente il picco di selettività della luce nociva. Per chi sono indicate queste soluzioni per soggetti interessati da degenerazione maculare, da retinopatie e dalle principali distrofie retiniche. Questo studio tra l'altro sarà pubblicato anche, questa è la realtà del poster session, in quello che è il convegno del Vision 2017 che avrà luogo a L'Aia in Olanda a giugno. Concludo con quello che, visto che è il tema della realtà della fotoselettività luce blu, abbiamo parlato di tecnologia avanzatissima, nel nostro caso iProtect, con un sistema completamente trasparente, con trattamenti antiriflesso dedicati, ma per realtà che sono dedicate a soggetti affetti da patologie retiniche esistono anche soluzioni dedicate come trattamenti fotoselettivi. E questo appunto, con questo concludo, vi ringrazio e riteniamo che sia assolutamente interessante pensare che Essilor sia un partner con il quale innovare. Allora, abbiamo ancora 3 minuti, se ci sono delle domande ai rispettivi relatori noi siamo qui a disposizione. È stato tutto chiaro? Bene, allora andiamo a pranzo per chi non l'ha fatto e vi ringrazio, al prossimo anno Mido 2018. Grazie. Grazie a te. Come sempre.